Dopo la pubblicazione del bando, il progetto di storia contemporanea entra nel vivo. A Palazzo Lascari si è svolta la giornata formativa per insegnanti, durante la quale sono stati presentati i temi di ricerca della 23esima edizione dell'iniziativa, indetta dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale. La conoscenza della storia del nostro paese e dell'Europa non può che avvenire attraverso la formazione, che riguarda prima gli insegnanti, poi gli studenti, per cercare di capire le tragedie legate alla Seconda Guerra Mondiale, alla Bosnia e ai grandi momenti di guerra di questi 70 anni. Oggi presentiamo le tre tracce del concorso di storia contemporanea del Consiglio regionale del Piemonte, che sono quest'anno dedicate una agli internati militari italiani, ai prigionieri di guerra dopo l'8 settembre, un'altra riflessione è dedicata al significato e all'attualità di Auschwitz e della Shoah ancora oggi nella nostra contemporaneità, e il terzo tema è invece dedicato alla guerra contro i civili, che si afferma nella Prima Guerra Mondiale e che nel corso del tempo, dalla Seconda Guerra Mondiale all'attualità, diventa un elemento sempre più evidente e pressante nei conflitti contemporanei.